in sovranità quello che dovrebbe competere al Parlamento e non semplicemente al Governo, che debbano decidere loro. Del resto avete la maggioranza, avete la possibilità di decidere voi qui quello che va fatto. Ritenete che i criteri che abbiamo deciso noi in questo emendamento non vadano bene? Benissimo. Si può fare una modifica eventualmente, però cerchiamo di avere dei criteri chiari, definiti. Ne va del futuro comunque dell'azienda pubblica, comunque della RAI. Vogliamo lasciare totalmente carta bianca al governo? Io non credo sia quello che vuole nemmeno la maggioranza, perché questo svilisce il Parlamento tutto, non solo l'opposizione, ma anche voi. Grazie, Presidente. La ringrazio. Onorevole Di Benedetto. Grazie Presidente. Io rinnovo l'invito a votare favorevolmente questo emendamento, che è appunto un emendamento di buonsenso. Quello che noi chiediamo sono dei criteri di competenza, di professionalità, di alta professionalità dei membri del CDA, dei consiglieri. Questa è la nostra proposta. Ci viene risposto che sono dei criteri troppo stringenti, che c'è una visione troppo specifica della cosa. Questa è stata una risposta che abbiamo sentito purtroppo molte volte in commissione durante la votazione degli emendamenti. Non si è potuto approvare nulla che avesse a che fare, ad esempio, con la programmazione e con i contenuti della RAI. Quello che vogliamo e che stiamo chiedendo ai colleghi di votare è maggiore meritocrazia, almeno questo all'interno dei CDA, e maggiore professionalità. Credo che questo si possa Grazie. votare. Grazie. Grazie. Onorevole Dinca. Presidente, grazie. Io non ho capito l'intervento del relatore di maggioranza. Il problema, se noi ci sono quattro nomine da parte del Parlamento, che problemi vi sono ad adottare questo nostro emendamento, che è abbastanza chiaro, vuole persone di indiscussa moralità, indipendenza, autorevolezza, che non abbiano conflitti di interesse. Io non vedo il problema, quindi, secondo il relatore di maggioranza, di poter far sì che il Parlamento, appunto nella sua maggioranza, voti questo autorevole emendamento che mette la possibilità di poter mettere soggetti competenti, con varie caratteristiche, all'interno del Consiglio d'amministrazione della RAI e quindi toglierà finalmente la nomina di appartenenza governativa. Non vedo una discordanza e quindi mi auguro che il relatore voglia votare con noi questo emendamento, che è sicuramente positivo. Grazie onorevole Dinca. Onorevole Cecconi. Grazie Presidente. Abbiamo appena sentito appunto dal relatore che secondo lui deve essere il Parlamento che si deve assumere la responsabilità di eleggere i membri del Consiglio d'amministrazione.